È un appuntamento ormai fisso e immancabile nel calendario ceraiolo, quello con la festa dei ceri al centro accoglienza Aldo Moro. Si ripete dal 2002 ogni anno con l'intento di far incontrare tante più persone con i ragazzi che frequentano il centro. Un'anteprima della festa sentita e commovente, presenti i protagonisti del 15 maggio e che sottolinea proprio i veri valori di quel giorno, quelli dell'allegria ma soprattutto dell'amicizia e della condivisione nel nome del patrono Sant'Ubaldo. Si è partiti con la sfilata dalla ex caserma dei Vigili del Fuoco preceduta dai tamburini e dalla banda e a seguire l'alzata nel piazzale antistante il centro. Protagonisti assoluti per un giorno sono stati Tonino tra le stanghe di Sant'Ubaldo, Sandro per San Giorgio, Claudio per Sant'Antonio, con l'immancabile sottofondo del campanone e con tanti ragazzi delle scolaresche e numerosi eugubini a dare la propria spallata. Al termine della corsa, come sempre, i protagonisti del prossimo 15 maggio sono stati omaggiati di un dono realizzato proprio dai ragazzi del centro. Non è mancata neanche la visita al cimitero, il tradizionale pranzo offerto dal centro a tutti gli amici. Insomma, un altro bel momento di allegria e amicizia che è andato così in archivio. Oggi veramente è una giornata bellissima, non soltanto per i ragazzi del centro ma per tutti noi. È una giornata di emozioni, per cui veramente ringrazio tutta la comunità, tutta la città di Gubbio, perché in un giorno come questo è stata vicina ai ragazzi e gli ha fatto provare quelle emozioni grandi che solo la festa dei ceri può dare. È un rito che ripetiamo ormai da tanti anni, perché è dal 2002 che noi praticamente facciamo questo evento qui all'Aldo Moro, e veramente penso che possa essere l'esempio grande di come la città di Gubbio, questa comunità, è vicina ai ragazzi dell'Aldo Moro, è vicina alle famiglie, e credo che questo sia il messaggio più grande veramente di integrazione e di inclusione sociale che solo una giornata come questa può veramente portare agli occhi di tutti. Questo è veramente uno dei momenti più belli nel percorso di avvicinamento al 15 di maggio. Questa festa dei ceri presso il KT intanto è uno dei modi con i quali dimostriamo di essere una comunità particolarmente inclusiva, e questo credo che sia un titolo veramente di onore e di merito per tutti quanti. Ovviamente bravissimi gli operatori di questo centro, ai quali io non mi stancherò mai di esprimere gratitudine e apprezzamento per la loro professionalità e per la loro dedizione. Poi un bravo veramente a tutti i ragazzi, a tutti i protagonisti, gli attori di questa straordinaria giornata, a tutte le componenti della Festa dei Ceri. È veramente uno dei modi con i quali riusciamo a dire ancora che la nostra festa ha questi valori di solidarietà, di relazione, di condivisione, di amicizia, di rapporto umano, di grande civiltà, dell'accoglienza e della possibilità di far partecipare tutti e di far sentire tutti i protagonisti. Questo credo che sia uno dei tratti distintivi che dobbiamo difendere di più e che forse mette in secondo e in terzo piano tante altre questioni nelle quali ci dibattiamo e che però vanno ridimensionate, riconsegnando ai ceri questi valori che sono quelli autentici e quelli che li rendono anche unici.